dopo Liquifiance One 495, il Liquid Warm, che all'apparenza sembra un'esca in scala di quella più piccola, ma così non è. Questa esca è stata disegnata e voluta fortemente da me ed Enrico per migliorare, se possibile, quella che è la performance di un verme dritto, trickworm, di 6 pollici. E siamo intervenuti in maniera massiccia, anche se non si direbbe, come dicevo prima. Infatti la punta è molto appuntita. Ci sono alcuni rimasugli di produzione che sono quelli che noi vogliamo tenere per un maggior grip sull'amo, quelli che ci consentono di avere una punta così stretta per un alloggiamento del piombo migliore e per una presentazione su testina veramente impeccabile. Oltre a questo abbiamo ingrandito il corpo nella prima parte, ovvero questa, e stretto molto la coda, lasciando inalterato il martello, come viene chiamato questo tipo di coda, e quindi abbiamo un verme di una sinuosità incredibile, veramente incredibile. Qui i nodi se ne possono fare anche di più che in un liquid stick, veramente estremamente sinuoso, veramente difficile da rompere, un movimento incredibile. Logico che se lo vedete in negozio, su una busta, vedete un trickworm e non potete cogliere quanto è più interessante, più performante come movimento finché non lo innescate in vostro amo. Quindi vi invitiamo a farlo, presto e competitivo. Verme veramente, veramente che vi lascerà a bocca aperta per la sua semplicità e la sua performance. Ciao a tutti, oggi siamo al lago di Bolsena, precisamente siamo su uno spot nella località di Capodimonte. Condizioni un po' difficili, vento forte, allora siamo dovuti venire a ripararci sotto questa scogliera. E ora proveremo, ci sono molte barche, una forte pressione di pesca in questi giorni, anche oggi abbiamo due o tre barche qua intorno che girano. Proveremo a prendere qualche pesce, se riusciamo a stuzzicarlo, a mangiare il nostro finesse worm, il nostro worm, scusami, 5,95, montato con un light, montato al light Carolina con un piombo da 5 grammi, filo da 6 libbre, della nuova, un prototipo che stiamo testando che verrà denominato Tug of War, e stiamo pescando una profondità circa di 5-6 metri. Qui sotto troviamo qualche roccia dove sicuramente il pesce stazionerà e vediamo se riusciamo a farlo mangiare.